pugno duro, provvedimenti di Daspo nei confronti di due tifosi granata e di due posteggiatori abusivi sono stati emessi dal questore di Trapani, Maurizio Agricola. Ben ritrovati nel nostro primo spazio informativo di oggi che dedichiamo alla cronaca. Due provvedimenti di Daspo urbano e due provvedimenti di Daspo sportivo sono stati emessi dal questore di Trapani, Maurizio Agricola. Destinatari dei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono Salvatore Davide Cascio, di 30 anni, e un minore di 15 anni. Lo scorso 23 maggio, i due tifosi granata, in occasione della partita di calcio Trapani-Cosenza, si sarebbero resi responsabili di un nutrito lancio di pietre contro le forze dell'ordine e di resistenza e lesioni. Alla fine della gara, nei pressi dello stadio provinciale, un folto gruppo di tifosi aveva dato vita ad un'animata contestazione nei confronti dei giocatori, culminato poi in atti di intemperanza contro le forze dell'ordine. Grazie all'attività info-investigativa della DICOS, incentrata su un'analisi capillare delle immagini realizzate dagli operatori del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è stato possibile identificare i due tifosi. I provvedimenti di Daspo urbano, invece, sono stati emessi nei confronti di Giuseppe Ballotta, di 37 anni, e Bartolomeo Giacomazzo, di 57 anni, sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatori nei pressi della funivia. E l'informazione su Telesud prosegue subito dopo la pubblicità. Consegnate le 5 vele, Lega Ambiente ha assegnato i riconoscimenti alle località siciliane che si sono distinte per il mare pulito e i servizi, premiato il litorale trapanese nord. I sindacati incontrano il prefetto, la carenza di personale nelle carceri trapanesi al centro di un vertice tenuto a Palazzo del Governo. Travino e cultura mediterranea. Al via domani a Gibellina la seconda edizione dello Scirocco Wine Fest. 6 i paesi partecipanti alla manifestazione. Il servizio nella prossima edizione. La festa della Repubblica in terra d'Africa. Nella prossima edizione vi mostreremo le immagini del centro dell'orchestra, del concerto, scusate, dell'orchestra del Luglio Musicale tenuto a Tunisi presso la residenza dell'ambasciatore. Per il TG Sport, trattativa in via di definizione, ancora in fase di ultimazione la trattativa per la cessione delle quote del Trapani Calcio. Ieri sembrava tutto fatto, ma a sorpresa un rinvio per problemi tecnici. Viaggio nel degrado. Per la pagina del nostro approfondimento alle 14.20 torneremo ad occuparci di rifiuti e dell'inciviltà di alcuni cittadini. Le nostre telecamere hanno fatto un mini tour per mostrarvi alcuni punti del territorio trapanese dove si sono formate delle discariche a cielo aperto, in alcuni casi a pochi metri dalla riserva delle saline. Buongiorno e ben ritrovati. Lega Ambiente ha consegnato le 5 vele alle località siciliane che si sono distinte per il mare pulito e per i servizi, premiato il litorale nord trapanese. La Sicilia, dopo la Sardegna, è la seconda regione per numero di riconoscimenti. In provincia di Trapani spiccano San Vito Lo Capo, Custonaci, Erice e Pantelleria. Le vele sono state assegnate in base a criteri principalmente ispirati alla qualità delle acque e più in generale all'attenzione all'ambiente. Alla base della selezione ci sono le analisi e le valutazioni effettuate dall'imbarcazione di Legambiente Goletta Verde. Per il secondo anno consecutivo sono state assegnate le vele non più alle località balneari ma ad interi comprensori turistici. Ecco perché è stato premiato il nostro litorale nord, ovvero quella meravigliosa fascia costiera che da Erice Valle passa per il mare su cui si affaccia la riserva di Montecofano per giungere fino alla spiaggia dorata di San Vito Lo Capo. Una particolare attenzione è rivolta inoltre alla possibilità di escursioni, immersioni, percorsi in bicicletta, noleggio di canoe, luoghi che meritano una visita speciale o piccole esperienze che sarà difficile dimenticare. I comuni siciliani premiati ieri dal presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna sono stati inseriti nella guida Il mare più bello 2018.
Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Due avvisi di garanzia sono stati notificati nell'ambito delle indagini sul comune di Erice. Destinatari dei provvedimenti il dirigente dell'ente, architetto Pietro Pedone, e l'assessore nonché vice sindaco Angelo Catalano, che però ha fatto sapere di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia e si è detto comunque sereno. Le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Trapani vanno dalla turbativa d'asta all'abuso d'ufficio al peculato. Le indagini sarebbero incentrate su alcune gare d'appalto indette nel 2016 e nel 2017. Gettarono un uomo in mare, rinviati a giudizio per concorso in omicidio due presunti scafisti. Concorso in omicidio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e contrabbando di sigarette. Con queste accuse il giudice per le udienze preliminari di Marsala, Annalisa Amato, ha rinviato a giudizio Isam Shamelli, di 31 anni, e Salim Pensalem, di 22, entrambi tunisini. Secondo l'accusa, i due presunti scafisti il 24 maggio 2017 di fronte alla costa di Campobello di Mazara, alla vista dei militari della sezione navale della Guardia di Finanza, per velocizzare le operazioni di approdo avrebbero gettato in mare uno dei 12 migranti trasportati su una piccola imbarcazione in vetroresina, Hallem Hamda, di 29 anni, che morì annegato. Il processo a Gemali e Bensalem, entrambi arrestati dalle fiamme gialle nell'operazione Sunrise, inizierà il prossimo 17 settembre davanti alla Corte d'Assise di Trapani. L'indagine, coordinata dalla Procura di Marsala, ha consentito di identificare i presunti componenti del gruppo criminale, il ruolo ricoperto e le modalità delle traversate in mare. Per attraversare il canale di Sicilia su veloci gommoni, i migranti avrebbero pagato circa 2.500 euro ciascuno. Coinvolti nella stessa indagine, sempre davanti al gruppo Annalisa Amato, lo scorso 29 maggio hanno patteggiato la pena per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e contrabbando di sigarette Gaspare Gullo, di 49 anni, di Mazara del Vallo, e i tunisini Karim Salem, di 37, e Sarra Ben Salem, di 21. La pena più severa, 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché una multa di 150.000 euro, è stata per Karim Salem, mentre 3 anni e 2 mesi ed una multa di 158.000 euro sono stati decretati per Gaspare Gullo e Sarra Ben Salem. I carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Manzo, di 32 anni, originario di Castelvetrano. Il giovane è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana pronta per essere immessa in commercio. Nella sua abitazione, inoltre, i militari dell'arma hanno sequestrato 7 piante di canapa. A Trapani i carabinieri hanno arrestato Felice Beninati e Francesco Danese per il reato di evasione. Nel corso di un controllo i due non sono stati trovati nelle loro rispettive abitazioni, dove erano agli arresti domiciliari. Prossimo servizio: carenza di personale nelle carceri trapanesi. Il prefetto incontra i rappresentanti sindacali. Le problematiche dovute alla carenza nell'organico della Polizia Penitenziaria in servizio nel Trapanese sono state al centro dell'incontro tra i rappresentanti dei sindacati di categoria e il prefetto Darko Pellos. I sindacalisti hanno esposto al rappresentante del governo i malumori del personale di Polizia Penitenziaria che operano presso le strutture di Castelvetrano, Favignana e Trapani, chiedendo di riprendere contatti con l'amministrazione penitenziaria regionale e nazionale. Al rappresentante del governo è stato spiegato inoltre che le carenti risorse umane e strumentali, oltre ad un appiattimento dei diritti contrattuali del personale, determinano di fatto un problema di sicurezza che può influire sul territorio. Il prefetto, nel prendersi carico delle segnalazioni formulate dai rappresentanti delle varie sigle sindacali, ha assicurato che redigerà una nota dettagliata da inviare al Ministro della Giustizia e agli uffici superiori del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di rappresentare la delicata questione che affligge il personale di Polizia Penitenziaria che lavora nella provincia di Trapani. Ci fermiamo qui, ma ritorniamo subito dopo la pubblicità con una nuova edizione.
tra vino e culture mediterranee, al via domani a Gibellina la seconda edizione dello Scirocco Wine Fest, 6 i paesi partecipanti alla manifestazione. La festa della Repubblica in terra d'Africa, vi mostreremo in questa edizione le immagini del concerto dell'orchestra del Luglio Musicale tenuto presso la residenza dell'ambasciatore. Per il TG Sport, trattativa in via di definizione, ancora in fase di ultimazione la trattativa per la cessione delle quote del Trapani Calcio, ieri sembrava tutto fatto ma a sorpresa un rinvio per problemi tecnici. Ben ritrovati, come dicevamo nel nostro titolo, al via domani la seconda edizione dello Scirocco Wine Fest di Gibellina, 4 giorni tra vino e culture mediterranee. I vini e le specialità gastronomiche di 6 paesi del Mediterraneo, le degustazioni guidate di vino, sfide di cucina, le ricette di chef stellati, ma anche incontri culturali con grandi scrittori italiani, tour alla riscoperta del territorio, spettacoli e concerti gratuiti. Comincia domani, giovedì 28 giugno, a Gibellina, lo Scirocco Wine Fest, la rassegna alla seconda edizione che mette a confronto i paesi del Mediterraneo attraverso il vino. Fino a domenica, 1 luglio, la cittadina della Valle del Belice ospiterà la manifestazione promossa dal gruppo Cantine Hermes Tenute Orestiadi. La rassegna, organizzata in collaborazione con l'agenzia Feedback di Palermo, amalgama con sapienza l'anima mediterranea, l'arte e la cultura del vino, la tradizione gastronomica del territorio e l'intrattenimento. Ogni sera al tramonto i visitatori della rassegna possono assaggiare un menù che racconterà la cultura mediterranea. In degustazione ci sarà una selezione di etichette dei 6 paesi partecipanti: Francia, Grecia, Italia, Malta, Spagna e Turchia. Gli appassionati possono partecipare alle masterclass a Palazzo di Lorenzo, degustazioni guidate che mettono a confronto le etichette dei paesi partecipanti, e ad uno speciale wine tasting dedicato all'etichetta Orestiadi Ludovico, fiore all'occhiello della cantina. Grandi autori italiani presentano le loro opere. L'appuntamento è ogni pomeriggio a Palazzo di Lorenzo. I cooking show daranno invece la possibilità ai visitatori della rassegna di assistere alla preparazione e poi degustare i piatti preparati da noti chef stellati. Le signore di Gibellina saranno le protagoniste di una sfida di cucina che ha il sapore del passato. Ospite della rassegna sarà il Sicily Web Festival, dedicato alle serie digitali, che è uno dei maggiori appuntamenti internazionali del settore. Sul palco del festival saranno premiati anche i vincitori del premio Saturno Trapani che produce. Alla 15ª edizione il premio è promosso dall'emittente Telesud in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani. In programma talk show con grandi ospiti e momenti di intrattenimento condotti da Vittoria Abbenante. Un calendario gratuito di spettacoli animerà le serate dell'evento. In occasione del festival sarà possibile conoscere meglio Gibellina e il suo patrimonio artistico e culturale. Si possono visitare tutti i giorni il Museo delle Trame Mediterranee, la cantina Tenute Orestiadi, il Cretto di Burri. Ieri sera concerto sinfonico dell'orchestra del Luglio Musicale Trapanese presso la residenza dell'ambasciatore a Tunisi. L'occasione è stata la celebrazione della festa della Repubblica Italiana in terra d'Africa. Vi mostriamo le immagini dell'evento. Il club Moto e Pieghe Trapani Bikers ha donato un defibrillatore al comune di Paceco. L'apparecchio, accessibile a tutti in qualsiasi momento, è stato installato nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Alla cerimonia hanno presenziato i bikers del club Moto e Pieghe, il sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella, l'uscente Gino Martorana, don Vincenzo Basiricò, una rappresentanza del comando dei carabinieri di Paceco e Toni Alestra, tecnico
ed esperto in materia di defibrillatori. Frattanto i bikers Trapani nei mesi scorsi hanno avviato una raccolta fondi per l'acquisto di un ulteriore defibrillatore semi-automatico. Per chi volesse contribuire può farlo contattando il presidente del club Corrado Di Giovanni. E la nave scuola della Marina Militare Palinuro da giovedì a lunedì prossimo sarà in sosta al porto di Trapani. Dal 28 giugno al 2 luglio la nave scuola Palinuro della Marina Militare sosterà nel porto di Trapani. L'unità è attualmente impegnata nella prima fase della 54esima campagna di istruzione a favore degli allievi del primo corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, i quali durante le navigazioni si addestrano nell'apprendimento delle scienze nautiche e marinaresche, sviluppando così lo spirito di squadra, la capacità di gestione dello stress ed inoltre acquisiranno quei valori etici e quelle tradizioni che sono peculiari della Marina Militare. In occasione della sosta il 28 giugno alle 15 il comandante di nave Palinuro, capitano di fregata Giuseppe Valentini, terrà un incontro con la stampa a bordo durante la quale presenterà l'unità navale e le attività durante la sosta. Partita lo scorso 24 maggio dalla Spezia, la nave Palinuro ha effettuato fino ad oggi una sosta a Vasto, una ad Ancona, dove in occasione delle celebrazioni della giornata della Marina più di 10.000 persone sono salite a bordo per poterne ammirare lo stile e la bellezza e conoscere da vicino gli uomini e le donne dell'equipaggio che quotidianamente svolgono il proprio dovere al servizio della collettività. Ed infine ad Augusta. Durante la 54esima campagna di istruzione 2018, nave Palinuro porta con sé la bandiera del Gaslini di Genova, donata alla nave dal presidente dell'ospedale pediatrico lo scorso 17 maggio alla Spezia, in occasione degli 80 anni dell'istituto. L'unità navale durante la sosta sarà aperta alla visita della popolazione, con i seguenti orari: giovedì 28 giugno dalle 16 alle 19, venerdì 29 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18:30, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Si terrà venerdì in via Teti a Sant'Andrea Bassa una manifestazione dedicata alla memoria di Nino Via, il giovane ucciso durante un tentativo di rapina a Trapani. L'iniziativa è promossa dall'associazione Sicilia Incantata. Dalle ore 19 in poi di venerdì 29 giugno ci sarà la proiezione di un filmato della durata di 10 minuti in ricordo della figura di Nino Via, quale martire trapanese per la legalità, alla presenza di Stefania Via, presidente della relativa associazione. Segue una cena sociale della legalità all'interno dei locali del B&B Giulicia Restaurant. L'obiettivo della manifestazione è ricordare indiscutibilmente la figura di Nino Via quale martire trapanese per la legalità, perché la legalità deve essere un valore che in teoria dovrebbe ispirare la vita di tutto. La legalità da intendersi come valore, non certo come atto di eroismo quotidiano. In questo evento che si terrà il venerdì 29 giugno dalle ore 19 a Sant'Andrea, noi intendiamo, oltre a ricordare la figura di Nino Via, invitare quanti fra cittadini e soci dell'associazione intendono dare un contributo morale alle numerose iniziative che sorgeranno nei prossimi mesi nel dare un gesto di sicilianità, dove per sicilianità si intende non solo arte e cultura ma anche spirito libero e onesto. Un gruppo di radioamatori si riunirà domani nella zona del Ronciglio a Trapani per ricordare il 25esimo anno di chiusura per soppressione della comunicazione analogica della stazione costiera di Trapani Radio. Per l'occasione sarà allestito sul posto una stazione radioamatoriale. L'iniziativa è promossa dalla sezione trapanese dell'Unione Radioamatori Italiani, presieduta da Antonino Di Bella. E adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 19 e i 26 gradi ed i venti provenienti da nord-ovest che soffieranno ad una velocità di circa 19 km orari. Il mare sarà molto mosso. In serata i venti continueranno a soffiare da nord-ovest. Per domani mattina il cielo sarà sereno, con venti moderati di maestrale. Le temperature minime saranno attorno ai 17 gradi, sui 28 le massime. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno sempre da nord-ovest.
Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 21 e in replica alle 23, processo alla Trapani Servizi, secondo appuntamento con The Politicum, speciale sulle partecipate del Comune di Trapani. A rispondere senza rete, in diretta anche alle vostre domande sulla pagina social della trasmissione, l'amministratore unico della Trapani Servizi, Carlo Guarnotta, e l'assessore all'ecologia e ambiente del Comune, Ninni Romano. In studio anche alcuni cittadini che porteranno le loro segnalazioni riguardo alcuni disservizi in merito alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia della città. Adesso linea TG Sport. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra pagina sportiva che dedichiamo interamente al Trapani Calcio. Ancora in fase di definizione la trattativa per la cessione delle quote del Trapani. Ieri sembrava tutto fatto, ma a sorpresa è arrivato un rinvio per problemi tecnici. I dettagli nel servizio. Cresce spasmodica l'attesa in città, non si parla d'altro. A tenere banco la cessione delle quote del Trapani Calcio e la voglia di conoscere il nome della nuova proprietà. Fino a ieri mattina sembrava tutto fatto, mancavano solo le firme per suggellare il passaggio societario. Poi però, nel pomeriggio, la sorpresa. Tutto rinviato oggi per problemi tecnici. I reali motivi di questo improvviso rinvio non sono chiari. Come anticipato ieri, molto probabilmente l'affare è molto più rilevante e riguarda anche la Liberty Lines, che gestisce la maggior parte dei collegamenti con le isole Egadi e le Eolie. La cosa che preoccupa è l'importanza che assumerà il calcio per la nuova società. Sembra chiaro che il gruppo che sta per fare il suo ingresso nella proprietà della Liberty Lines non abbia nessuna intenzione di occuparsi direttamente di calcio, ma intenda approntare un budget, sponsorizzazione compresa, e affidare a terzi l'incombenza di curare gli interessi del club granata. È questa la ragione per la quale ieri era atteso a Roma un professionista di management calcistico che avrebbe dovuto ricevere l'incarico di gestire il Trapani. All'appuntamento sarebbe mancato proprio questo Mister X, che con la sua assenza avrebbe così impedito non soltanto il perfezionamento della trattativa per rilevare la società granata, ma anche la conclusione del contratto che riguarda la Liberty Lines. Adesso la situazione diventa sempre più delicata. Entro sabato bisogna iscrivere la squadra al campionato e ciò comporta che questa urgenza sta assumendo un aspetto prioritario rispetto alla più grande trattativa che riguarda la Liberty. Qualora non si trovasse il famoso Mister X disposto a gestire il Trapani, sullo sfondo rispunta l'ipotesi Andrea Bulgarella, che nei giorni scorsi aveva dato una disponibilità di massima al sindaco Giacomo Tranchida. Siamo certi che in queste ore si sta cercando una soluzione. Ai tifosi non resta che attendere la fumata bianca. Questa è la situazione attuale, ovviamente vi terremo aggiornati su eventuali evoluzioni della vicenda. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Viaggio nel degrado, ben ritrovati nel nostro approfondimento a Trapani. Nonostante la pulizia straordinaria scattata nei giorni scorsi per rimuovere i cumuli di rifiuti per le strade, continuano a spuntare mini discariche causate dall'inciviltà di chi lascia ovunque immondizia di ogni genere e tipo, a partire dagli ingombranti fino ai rifiuti pericolosi. Questa mattina Mario Torrente è andato in giro per la città per mostrarvi in che condizioni si presenta il territorio, spesso in alcuni punti molto belli e suggestivi. Vediamo. Dalla grande bellezza alla grande schifezza. Con l'amaro in bocca, per l'ennesima volta, dobbiamo farvi vedere
quello che l'inciviltà delle persone produce in un territorio bellissimo. E siamo in un punto particolare perché siamo tra la zona del porto e la riserva delle saline di Trapani, con lo sfondo di Erice e tutto quello che esprime questa terra bellissima, ma che costantemente viene offesa dall'inciviltà delle persone che se ne fregano dell'ambiente, delle regole, di tutto quello, di ogni minima norma di senso civico e di decoro, e lasciano di tutto di più. Guardate, una discarica a cielo aperto a pochi metri dalla riserva delle saline, ed è così ovunque, perché se continuiamo per questa strada abbiamo tanti piccoli cumuli di spazzatura, immondizia, vecchi elettrodomestici, vetri, mobili, materassi. Una scena di vergogna assoluta. Ci siamo spostati di 100 metri, siamo sempre nella stessa zona. Ecco un'altra zona della vergogna, un altro punto di abbandono indiscriminato di spazzatura. Qui abbiamo anche dell'Eternit, quella che sembra una cisterna abbandonata, ma abbiamo anche del materiale che proviene dai servizi igienici di una casa, un water, un bidet, la colonnina del lavandino, e poi abbiamo anche degli scarti di materiale edile, sacchi, però c'è anche della plastica. Qualcuno ha lasciato la plastica differenziata dentro il sacco qui in questa zona, perché questa è tutta quanta plastica, quindi qualcuno ha tentato a fare la raccolta differenziata, soltanto che poi il sacco nero lo ha portato qui. A cosa serve non si è capito. Anche lì abbiamo un altro sacco di plastica. Se ci spostiamo di pochissimi metri, là abbiamo un altro punto di spazzatura con sacchi, cartoni e immondizia di ogni tipo lasciata davanti a questo cancello. Una strada che è stata adibita di fatto ad un carica a cielo aperto, una strada che tra l'altro è transitata anche dai turisti che, sbarcando dal porto di Trapani, vanno verso la zona delle saline, passando da questa zona, perché abbiamo comunque i nuovi sistemi che indicano la strada da fare, quella più breve, e questa viene indicata come una strada, come il migliore percorso da fare per andare nelle saline di Trapani. Quindi qui ci passano i turisti, e questa è la scena che noi facciamo vedere di Trapani e dintorni. Siamo nel quartiere di Villa Rosina, in via Calipso. Abbiamo cambiato zona per farvi vedere che, anche se ci si sposta, la scena è sempre la stessa, con le medesime immagini di inciviltà, di spazzatura lasciata dove capita prima, qui in un terreno vicino ai cassonetti dell'immondizia. Se andiamo in giro per Trapani abbiamo spazzatura ovunque, ma se andiamo nelle campagne è anche peggio, perché lì praticamente la gente, anche con la complicità della notte, non c'è luce, lascia tutto quello che ha da scaricare. Quindi di fatto l'intero hinterland è ormai ridotto ad una grande pattumiera. Siamo andati a chiedere al nuovo assessore all'ecologia e ambiente del comune di Trapani, Ninni Romano, cosa pensa di fare per porre fine a questa autentica emergenza ambientale e sociale. E la cosa che fa più rabbia, soprattutto a chi rispetta le regole, è che per colpa magari di qualcuno, di pochi, alla fine siamo tutti costretti a vivere in queste condizioni. Una vergogna. Inciviltà dei cittadini che abbandonano di tutto per le strade, dai vecchi mobili, elettrodomestici, gomme d'auto, addirittura paraurti, scene diciamo non consone ad una città che vuole essere turistica. Ecco, per affrontare questa emergenza sociale e civica, quali strumenti pensate di mettere in atto? Veda Torrente, io sono convinto di una cosa, il 99,9% dei cittadini sono persone oculate, quella piccolissima percentuale di cittadini che diciamo invece non seguono le regole, quello che dice lei, l'abbandono di rifiuti ingombranti, quello che è la messa della spazzatura nelle aiuole a verde, di sicuro deve essere tenuta sotto controllo. Abbiamo pensato di non solo mettere in campo squadre di vigili urbani che vanno a controllare
controllare i posti in cui erano abituati i cittadini a lasciare la spazzatura e gli ingombranti, ma stiamo facendo anche riattivando quelle che sono le convenzioni che il Comune aveva con associazioni che possono anche sanzionare direttamente il cittadino svogliato, chiamiamolo così, e di conseguenza di sicuro questa situazione verrà a essere mitigata. Quindi stiamo parlando delle guardie ambientali? Stiamo parlando delle guardie ambientali perché noi dobbiamo dare incarichi alle persone che possono fare le cose e non così a caso. Le guardie ambientali sono autorizzate dalla prefettura anche a poter prendere le multe e di conseguenza sono loro che si prenderanno carico di questa situazione. Le telecamere, si è parlato di telecamere mobili da mettere ovunque nei vari siti, pensa che se ne potranno comprare altre in modo che abbiamo più occhi che controllano la città? Certo, ha perfettamente ragione, dico subito che è stato dato l'incarico a un RUP nuovo, il geometra Zimmardi, di occuparsi proprio di questa situazione, di conseguenza di aumentare il numero delle telecamere che ci saranno in giro per la città, soprattutto a controllare non solo questo tipo di abbandono di rifiuti, ma anche quella che è la sicurezza. Penso che questa città abbia bisogno, con i fatti che tra l'altro che sono successi ultimamente, voi sapete magari a che cosa mi riferisco, di avere un controllo anche più approfondito, i cittadini onesti saranno più salvaguardati in questa situazione. E l'assessore all'ecologia e ambiente del Comune di Trapani, Ninni Romano, sarà questa sera in diretta alle 21 e in replica alle 23, ospite a De Politicum. La puntata sarà dedicata all'emergenza rifiuti in città, con ospite anche l'amministratore unico della Trapani Servizi, Carlo Guarnotta, e alcuni cittadini. Si conclude qui questo spazio informativo.